La Cora aveva 22 anni e un sogno. Aveva una voce limpida e la voglia di cantare. Alessandra aveva talento. Dai, su. Quella voce, quel sogno, sono rimasti schiacciati insieme a lei sotto le macerie della sua casa, all'Aquila. Da un terremoto che non ha risparmiato neppure sua madre Patrizia. Si è portato via. Cosa vuoi? Cosa vuoi? È datato 5 aprile, poche ore prima che la terra tremasse. Cosa vuoi? L'ultimo accesso di Alessandra. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Lei, come tanti ragazzi della stessa età, scaricava i suoi video su Facebook, li condivideva in rete e si divertiva con i commenti. Cosa c'è? Cosa c'è? Pensasse della sua voce. Ma... o di interpretazioni complesse. Dove in una sala di registrazione Alessandra si diverte a cantare davanti a una telecamerina, imitando i già vuoi. Già vuoi. Tra i commenti silenzi. Cos'è? Pecorella. È una bellissima voce. La pecorella è quella. È stupenda. Oggi i messaggi sono diversi. Oggi sono i ricordi degli amici e dei conoscenti. Davvero saresti diventata qualcosa.